un po' conoscenza dei metodi, dei meccanismi applicati all'interno del software libero, all'interno dei progetti che sono software libero, per iniziare a contribuire e quindi essere più consapevole di quello che si usa e come lo si usa. Oggi come relatori avremo Andrea Corandolo che è un developer e Justin Kwok che invece è un developer e lavora anche con Google all'interno del progetto del mondo. Quindi ringrazio i relatori e partiamo. Allora, cominciamo con la derivata, con il nome. E se tutto va bene, alla fine di questa mezz'ora avrete l'idea cos'è un developer. Facciamo chiudere le finestre. Sono un developer da 4 anni circa, faccio parte anche della comunità italiana, proprio dirigente diciamo, della comunità di Twitter. Oggi soprattutto sono un mestiere di developer. Che cosa fa un prodotto developer? Perché devono contribuire allo sviluppo di un prodotto? Perché fare per divertenza, eccetera. Soprattutto perché è molto complicato fare la distribuzione di primo piano, di primissimo piano di un prodotto? Perché il mondo è fatto da migliaia di componenti di network, anzi, ci sono i software più disparati, Python, LibreOffice, Kernel stesso, che già di per sé, le librerie, i programmini stupidi che anche voi scrivete, tanto per darvi un'idea di qual è il range di complessità di cui stiamo parlando, questo è uno screenshot fatto da Launchpad. Launchpad, lo sentirete spesso questo nome. Launchpad è un sito che è stato realizzato da Remoto, che è lo sponsor commerciale di Google. Ed è un sito che è nato proprio con l'idea di supportare i 12 prodotti, che si registrano le tracce, si registrano le sprint, tutte cose di cui parleremo. Soprattutto su Launchpad si caricano i pacchetti. Se voi guardate qui, 3-4 giorni fa la versione che sta per uscire in ottobre di Ubuntu, si chiama Portal, era formata da 41.000 pacchetti binari e 20.000 pacchetti Portal. Pacchetti che hanno conflitti, che hanno dipendenze, che passano, modificano, che alcuni non si installano più, alcuni non compilano più. Ubuntu per adesso ha a che fare con soprattutto questi 20.000 pacchetti, che sono quelli su cui lavoriamo adesso. Perché c'è una differenza importante tra pacchetti sorgenti e pacchetti. Cominciamo da quelli più facili, i pacchetti binari. Sono il punto debole, quelli che voi tirate su da ambienti di KPG oppure software center, Synapse, Kafka, quello che volete, sono il punto debole. Sono dei pacchetti complessi, chiamato ADA, non ADA. Dentro ci sono tutti i calcolati, il programma che pacchetta tutto, di KPG, pacchetta questi file, li posiziona all'interno del tempista, non fa girare il servizio di configurazione. Quello che interessa a noi però è questo, il SUSPARM. SUSPARM che cos'è? È la combinazione della tarball prodotta direttamente dallo sviluppatore del software con l'aggiunta di una serie di metadati, di informazioni di packaging, perché ci mettiamo noi con gli sviluppatori, allo scopo di generare pacchetti binari. Vediamo un esempio. Prendiamo GM. Lo scaffone grande è il programma JavaScript, quello che viene direttamente dallo sviluppatore di GM. La cartina piccola contiene 16 interpreti, le informazioni di base. Noi prendiamo queste due robe, quella fatta da Lapstream e quella fatta da me, da voi, da noi, leghiamo il passo ad un programma che può essere Git, per esempio, o tanti altri, ed ecco qua che la cartina tre, in questo caso, c'è JS, JSON, JS, con le dimensioni dello sviluppatore. Ogni pacchetto sorgente, questo è un unico pacchetto sorgente, un unico. Composto da due o tre file, oppure insieme a n pacchetti binari. Mi sembra perché da non è un software di quelli che è una libreria, fa una serie di cose. Prendo la libreria come mi viene data dalla prima, ci metto insieme le informazioni di packaging, le do in pasto al mio compilatore, al build del pacchetto, e le funziono in questo caso due pacchetti binari. Questi pacchetti binari sono quelli che mi stanno. Come faccio ad installarmene? Faccio, non riesco ad installarmene.
tablet sfruttando l'archivio di Google. Tutto quello che vedete qui adesso ha a che fare con lo sviluppo del pacchetto in sé. Questo io potrei praticamente farlo a casa, prendo un programma che mi piace, metto il pacchetto, lo utilizzo, prendo il progetto e terminare e utilizzarlo. Quando noi creiamo tutto questo alla distribuzione, lo schema diventa ovviamente un po' più complesso, ma lo vediamo insieme. Prima di tutto c'è lo sviluppatore. Io, voi, un altro developer, ragazzi, un altro developer, chiunque, ha a disposizione il suo spazio. Sorgente del databoard più le informazioni di base. Questo suo package, attraverso un programmino che si chiama Reboot, viene caricato all'interno di Launchpad. Launchpad sarebbe il sito di cui vi parlavo prima, un sito piuttosto complesso, piuttosto articolato. Uno dei moduli di Launchpad si chiama Soyuz. Soyuz è una catena di macchine piuttosto ampia, sono circa una sessantina di macchine virtuali per varie architetture. Che riceve i pacchetti sorgenti caricati dagli sviluppatori, li compila e produce i pacchetti. A questo punto, qui siamo già dentro Soyuz, ovviamente, da questo punto in poi non siamo più sul computer, siamo su Soyuz. Questi pacchetti binari che fine fanno? In parte vanno a finire due cicli. Un sottoinsieme dell'insieme più ampio di tutti i pacchetti che compongono gli archivi vanno a fare i vari cicli. La Ubuntu Initia che conosce un po' tutti, chiamiamo con il nome quasi tutti, la Temper, la Ubuntu e altre derivate ufficiali, bla bla bla. È un sottoinsieme di 600 pacchetti. Il loro tempo si chiude in un file, si chiama feed. Quando viene generata la ISO, questo file con il feed viene letto e vengono presi tutti i pacchetti di amore. Se voi andate su cdimages.ubuntu.com trovate proprio le build live della ISO, si chiamano le feed. Ogni giorno viene generato una ISO in modo che possa essere testata. Alla fine del ciclo di rilascio, l'ultimo respiro sarà la ISO ufficiale. Prima ancora di finire però dei flash di tutti questi pacchetti vanno a finire dentro questo mega server, un server molto grande, pieno di capacità di applicazione, che è da tutti i punti. Lì dentro ci sono tutti i pacchetti di tutte le distribuzioni passate, presenti e virtualmente anche. Questo archivio non è presente in unica copia, ma ci sono anche un giro, quello italiano, quello grandbritannico, quello tedesco, quello statunitense, quello francese, qualsiasi altro paese conosce. Dall'archivio direttamente o da uno dei suoi network, voi inviate i suoi pacchetti quando fate aggiornamenti, quando fate installazioni, quando utilizzate il software stesso, quando funziona. Questo è il ciclo di riferimento. Sviluppatore, lancia la compilazione, pubblicazione dell'archivio e poi opzionalmente il monitoring su parte da parte, infine da un volta. Fare il punto dell'elder significa avere a che fare con questa procedura che viene ripetuta. Se noi prendiamo questa procedura e la analizziamo aggiungendo una nuova dimensione, che è quella temporale, otteniamo il ciclo di rilascio di due. Questo archivio, fin dalla sua fondazione, Ubuntu ha usato questo termine dei sei mesi come un imperativo categorico. C'è una legge che si dice spesso, se voi andate da un media developer e gli chiedete scusa, quando è pronta la prossima versione di Tegnet, lo risponde, è pronta quando è pronta. Nel senso che Tegnet viene rilasciata quando tutti i bug distribuiti sono stati tolti di mezzo, sono stati spostati, quando non ci sono più bug, quindi combinano con le successo. Se voi andate da un punto developer e gli dite quando esce la prossima versione di Ubuntu, questo punto di bello perché risponde, guarda, esce giovedì 28 ottobre del 2014. Cazzi quel che cazzi, scusate, costi quel che costi, cazzi il mondo per le ambiente. Perché non possiamo fare un'altra cosa? Perché dietro c'è un supporto commerciale piuttosto importante da parte dell'azienda che si chiama mondo, perché è il principale sponsor. Tutte le macchine di cui parlavamo solo, quelle di lancio, Canonico paga dei dipendenti per lavorare su Google, quindi se ci sono dei problemi è molto facile attivare delle risorse umane nello sviluppo di Google. In generale, durante tutti questi mesi noi attraversiamo varie fasi, una fase iniziale di pianificazione, perché prima di andare bisogna decidere dove andare e cosa fare. Poi c'è una fase in cui si lavora pressoché esclusivamente su del nuovo edificio, si prendono nuovi pacchetti, nuovi programmi, nuove versioni, tutto dentro, si fa un programma, poi piano piano si lavora in cerebro,
quando si sono rimossi tutti i dati tecnici, che arriva a 28 punti, cioè 30, la sanzione è talmente netta che se voi andate su 10 punti trovate questa pagina da 25. Non c'è il nome della rivista perché si dà responsabile che sempre la prossima, quella che è stata di più. Vedete che lo sviluppo è cominciato a fermarlo quando è stata caricata la blockchain, e c'è il suono GCC, Nutilis, GCC, Python, Java, tutto quello che serve per compilare gli altri pacchetti. Piano piano, piano piano ci sta avanti. Qui non si vede molto bene, soprattutto la sua presentazione, ma qui è verde, qui è un verde scuro, i colori sono un po' chiari. Vedete, qui è un verde rossicciolino, questo è un giallo più intenso. Man mano che scendete in vicino della rivista, il colore diventa sempre più scuro e più tendente al rosso. Più ci avviciniamo a quella della tipica data, più l'archivio viene stretto, più i dati frizzati. Ci sono proprio dei punti, dei segni di colore. Questa è una frizzatezza abbastanza banale. Entro questa data devono essere definite tutte le due. Dopo che ci vogliamo di nuovo, lo dobbiamo decidere in qualche modo. Quindi le feature nuove sono già state decise per prima. La prossima data importante, parte il 28 luglio quando c'è la stagione, che è altra cosa, poco significativa, diciamo. La prossima data è fatta anche il 5 luglio, ed è un po' prima. Che significa? Significa che, essendo appunto la brigata di Debian, il 5 marzo si smetterà di importare automaticamente i pacchetti. Allo stato attuale, ogni notte, nel fuso orario di Linux, c'è uno scriptino che si fa il giro di tutto quanto l'archivio di Debian, se trova dei pacchetti nuovi che non ci sono in Ubuntu, li prende e li porta. Dopo il 5 luglio l'importazione sarà normale. Se io voglio importare il pacchetto da Debian, devo andare a usare il prossimo programma, il quale fa l'importazione manuale. Successivamente, intorno al 15 settembre, c'è il feature free. Dopo il feature free, niente più pacchetti nuovi, niente feature nuove. Non bisogna aggiungere carta al conto, bisogna consolidare quello che già c'è e che magari non c'è. La pianificazione non è soltanto semestrale, ma è più anni. Il fatto di sapere che la release viene rilasciata ogni 6 mesi, che il ciclo di rilascio è ogni 6 mesi, ci permette di stabilire un calendario di tappe successive e le release si disponono fino al 2008. L'ultima release è stata questa qui, Precise, 12.04.20, ottobre 1990, la prima 1990, l'altro ottobre 1991, tra 6 anni, nell'aprile del 2014, uscirà la nuova 10, che come vedete permetterà l'aggiornamento diretto da una LTS. Da dove devo? Ubuntu è alla fine di una cascata, di un flusso di software che parte da lontano e che parte dal software upstream. Upstream è una parola inglese che vuol dire indica il flusso dall'alto verso il basso, no? Upstream è quello che sta sopra di noi, nel senso di origine. La prima più alta strumenta è veramente Firefox. Firefox viene preso e viene impacchettato da Debian. E Debian utilizza per i propri scopi. Noi, che siamo la derivata di Debian, prendiamo questo software da Debian. Eventualmente facciamo anche qualche modifica dove lo riteniamo necessario e lo utilizziamo per i scopi. Ubuntu, Xubuntu o distribuzioni non riconosciute, per esempio che non sono ufficiali come Mint o tante altre, prendono la nostra versione di Firefox e così via. Sorgente della prima, seconda, terza, quarta, quinta, eccetera. All'interno di questo schema, che è molto importante perché come Ubuntu davvero ci avete a che fare costantemente, c'è una relazione di derivazione che è più importante delle altre, ed è ovviamente quella da Debian. Tanto per darvi l'idea di quanto è importante Debian per lo sviluppo di Ubuntu, per la vita, per la sopravvivenza di Ubuntu, vi faccio vedere questo schema. Di sotto ci sono tutti i progetti aspetti, dentro c'è Firefox, GNOME, LibreOffice, queste cose. Di sotto c'è Debian e qui ci sono tutti i punti. L'11% del software che è presente in Ubuntu arriva direttamente da Ubuntu. Non è presente in Debian, è presente solo in Ubuntu. Tanto per fare un esempio, io mi dico. C'è un UTP aperto per Unity, un UTP è un terzo pacco, cioè una dichiarazione con la quale si dice voglio fare un pacchetto per questo software. C'è un UTP per Unity, ci sono una serie di problemi per Unity, neanche molto bene, prima o poi si arriverà su Debian, e adesso quello software che arriva direttamente da Ubuntu. L'11%. Tutto il resto va attraverso Debian. Di questo restante 89%,
da Debian, a Java. Queste patch non sono necessariamente delle patch migliorative che risolvono dei problemi, infatti sì, ma la grande maggioranza sono le patch dove nasce l'identità di Google. Dalle cose più banali come lo sfondo, come... dalle cose più banali come lo sfondo, il nome, il brand, il nome, eccetera, fino a delle cose più sostanziali, la scelta di mettere delle cose per i pacchetti, certi no, così. Ma il 74% dell'archivio di Google è composto da pacchetti che vengono presi, copiati, ricompilati e non modificati. I tre quarti di quello che viene fatto su Google deriva da Debian senza nessun modifico. Se domani c'è il fronte di Stefano Partiro, domani Stefano arriva e ci dice guardate, ci siamo rotti il progetto Debian chiude, comunque chiude un secondo dopo. Perché Ubuntu non ha a disposizione materialmente la forza di lavoro necessaria a sviluppare e a mantenere in piedi il 74%. Il nostro contributo nei confronti di Debian è estremamente importante. Tanto che non è importante essere soltanto avere soltanto dei buoni downstream, ma è importante essere dei buoni downstream. Perché questo studio di software deve essere anche rovesciato. Sotto forma di patch. Se qualcuno qui come aspirante Ubuntu developer, vuole cominciare a darsi una cosa di tempo, si metta bene in testa che questo percorso a marcia indietro deve essere fatto bene e costantemente. Sviluppare una patch per Ubuntu, quella patch può essere utile anche per Debian, ma in realtà è da tempo. Anzi, meglio ancora, quel bug è risolto direttamente in Debian. E poi sentiamo un pacchetto, diciamo, senza problemi, e ce ne va già. Il modo giusto di fare risolto, di sviluppare, di condividere, è proprio quello di percorrere questo flusso anche a massimo. Ma su questo ci torneremo. Dopo un po' di teoria, andando a stringere, che cos'è che può fare veramente un aspirante nuovo contributore di Ubuntu sporcarsi le mani con lo sviluppo di Ubuntu? Tanto per cominciare, per cominciare a fare pianificazioni specifiche, blueprint. Blueprint è un termine l'uso dell'architettura, sono quei grandi fogli blu stampati con una tecnica di totale, dove vengono disegnati i progetti dei palazzi, delle costruzioni e dei edifici. Nell'ambito informatico, blueprint significa stabilire le specifiche per una nuova progetto. C'è un programma che voi utilizzate, non lo so, LibreOffice, volete che nella prossima versione di Ubuntu ci sia una nuova feature? Magari non avete neanche le competenze tecniche per farlo, magari non siete un programmatore, va bene, andate a questo sito e registrate una blueprint e dite guardate io voglio che LibreOffice nella prossima versione apra il file, ditemi un po', BDS, io che già, però facciamo si prendere le mani, apra un tipo di file alternativo, quelli di inferi, ecco, di file del quello, ma fine la vostra blueprint, avete la blueprint al contenuto, la blueprint sarà discussa durante meeting periodici che vengono tenuti dalla comunità, soprattutto verrà discussa da un grande UDS. L'UDS significa Ubuntu Developer Summit, si tiene ogni semestre, tipicamente una volta oltreoceano, una volta in Europa, in America, una volta in Europa, l'ultimo si è tenuto a San Francisco, il prossimo si tratta di Napoli. Dura una settimana, ci possono andare tutti, se avete fatto, se avete dato dei contributi comunque, se andate anche grande, c'è anche noi che vi paga viaggio e anche a letto, che avete dato un buon contributo. Durante l'UDS si radunano regole, 800 persone, sviluppatori, capitani, gente che sta per caso, si discutono le specifiche, si fa l'analisi di quello che è stato prodotto fino ad allora, nella crisi precedente, si decide dove andare a parare. Il punto di partenza è questo. Se poi siete dei tipi smanettoni, perché studiate ingegneria da ancora, quindi sarete vita umana, andatevi a prendere il vostro banco di credito a patente che sapete. Trovare di bug non è un problema, ce ne sono in quantità. Una delle tecnologie più usate è quella dello Scratch to Reach. Se un programma che usi spesso, che ti piace, c'è un problema, insomma, dati per peggio, invece di lamentarti sul tuo blog e su Twitter, risolvi. Ah, questo è un indirizzo lì, /ubuntu, vai alla sezione dedicata a quel pacchetto, a quel programma. Se il bug è già stato segnalato,
leggilo, fai triage, cerca di capire dove è il problema e non avere risolto, se non c'è, fatelo tu. Questo è uno dei modi possibili per contribuire allo sviluppo, probabilmente uno dei più importanti. Risolvere dei bug non richiede necessariamente delle capacità di programmazione avanzata. Molti dei bug che sono presenti nel mondo sono risolviti da persone che non hanno mai aperto un file di codice sul lavoro, non solo. Soprattutto i problemi legati al packaging, cioè per avere un certificato, per non funzionano, cose del genere, sono problemi che possono essere risolti con grande facilità da persone che non sanno programmare. Non è indispensabile essere dei programmatori per essere nel mondo del lavoro. Oltre che se lo siete, tantomeno, magari le necessità delle vostre operate, non è indispensabile. Questo è un giudizio che ovviamente dà tra i servizi per chi vuole contribuire. Un altro modo che a me piace moltissimo è di lavorare con l'esterno, a cominciare da destra. Questo indizio qui è la mano di quello precedente per te. Avete trovato il bug nella filosofia dello stress picture, avete trovato un buco che vi dà fastidio, lo volete schiacciare con voi. Potete schiacciare anche voi. La collaborazione con gli upstream è tremendamente importante. Risolvere il bug soltanto sul buco serve a poco. Risolverlo anche su Debian significa migliorare i nostri rapporti con Debian, significa fare del bene a molte più persone, soprattutto significa facilitarci la vita successivamente, perché nel momento in cui voi risolvete un bug in Ubuntu e non lo segnalate a Debian, significa che tutte le release successive di Ubuntu che arrivano da Debian non devono essere limitate semplicemente, sono essere prese, sono aggiungere quella patch e poi arrivare in Ubuntu. E così via per tutte le release successive. Se voi risolvete un bug su Ubuntu, vi do una semplificazione. Oppure semplicemente andate a lavorare nel vostro sito, chiedete dei fan di Firefox, collaborate con Firefox e datevi da fare. Sviluppare Ubuntu non è necessariamente lavorare su Ubuntu, come tutte le istituzioni, è un insieme vasto di tanti progetti diversi. Molti progetti, molti problemi vengono risolti su e non su. E poi alla fine, quando siete di mettere drive, avete risolto il vostro bug, avete preparato la vostra faccia, fate risposta. Un punto da Redhat non è una persona supereroe migliore degli altri, è semplicemente una persona che ha la chiave per caricare i pacchetti nella fine. Perché non lo possono caricare i pacchetti? Perché se noi andiamo a facciamo e diventiamo come altri sistemi operativi, monetari, c'è una cosa che è. Un punto da Redhat è semplicemente una persona che ha collaborato con la comunità per 6 mesi, un anno, dimostrato di essere tecnicamente preparato, è dimostrato di essere una persona responsabile, è una persona di cui ci si può fidare. Alla fine di questo percorso lui ci consegna la cosa e ci dice: ah, adesso ci vediamo, e oltre ogni volta che non c'è una responsabilizzazione, carica delle risposte. Se qualcuno di voi vuole contribuire a questo, basta andare su questo canale di RC, www.telegram.com, o sulla rete e trovare delle persone, me o tanti altri, che sono pronti a contribuire. Per essere un contributore d'estero non è necessario avere delle conoscenze tecniche avanzatissime. Quello che ti viene richiesto è avere un intuito delle tecniche, riuscire a capire subito dove sta il problema, riuscire a individuare di fronte a un problema, che ne so, non mi funziona la stampante. Riuscire a capire subito se il problema è della stampante, dell'utente, perché a volte il problema, come sapete, non è sul computer, ma sta a metà strada tra la sedia e il monitor, dove c'è una firma e mezzo che sta il problema. Quella capacità da detective è quello che ti serve. Quello che ti serve è capacità di comunicazione. Un computer deve essere una persona che sta all'incrocio tra gli utenti, gli altri computer developer, Debian, gli altri accessi. Tutti e quattro hanno delle esigenze diverse. L'utente vuole che si insegni la cosa, i colleghi del mondo davvero però vogliono che rispetti le voci. Debian vuole che ti rimandi le patch, upstream vuole che ti sbrighi a impacchettare con una cosa da nuova. Tu che ti trovi nel mezzo spesso ti trovi di fronte a delle situazioni contrastanti. Spesso ti arrivano i software da upstream che hanno, va un po' più sul tecnico, che hanno il netfile che si installa di default sull'user local. La nostra policy dice che l'user local non ci può essere, sull'user local ci stanno i programmi compilati a mano. Che fai? Fai una patch?
e quindi aggiungi un'altra rispetto all'upstream, oppure magari chiami l'upstream e dici che è più breve, cioè almeno io faccio l'overdrive durante la compilazione e fanno gli user. Questo spesso è il tipo di attività che tutti, e avere delle buone capacità di comunicazione è fondamentale, saper lavorare in team. A differenza di Millennium, dove spesso il rapporto con gli altri è più identitario, dove un persona ha i suoi pacchetti, le mani, comunque un rapporto delle cose comunità. Quando caricate e lavorate sul mondo, non vi ritrovate da soli, c'è un gruppo di persone sopra voi, circa 300, che sono il gruppo. Preparare la crisi di corso, farsi sponsorizzare, significa farsi conoscere da tante persone. Io non ho mai dato la mia approvazione a che diventi un punto di una persona che ha lavorato sempre con un singolo mentore di riferimento. Bisogna farsi conoscere da tanti. Fate il punto, preparate una patch, mettetela su Lunchpad e chiedete, oh, io ho risolto questo bug, io lo sponsorizzo, arriverà un punto di perché il team è fatto a posto e manda la patch per me. Non è vostro. La responsabilità tecnica è dello sviluppatore, che deve sapere sul punto di vista, che deve fare attenzione che voi non abbiate fatto delle cagate con quella patch. Ma il merito della patch è tutto vostro, il nome su ciò che è vostro, il merito di quello che avete fatto è vostro, quello che deve andare in giro e dire questo qua è stato la punto di vista è solo finito. L'unica cosa che vi si chiede, se volete cominciare a fare sul serio, è leggere, imparare a memoria questo codice di sviluppo. Non lo leggeremo tutto, ovviamente. Leggeremo soprattutto l'inizio, le prime sei capoversi. Questo codice di condotta deve essere firmato con la propria creazione CPG da chiunque voglia diventare un computer developer e da chiunque voglia diventare un computer developer. Anche io l'ho dovuto firmare. È stato scritto da Benjamin Marlin, ma è una leggendaria del mondo di tecnica. Che cosa dice questo codice di condotta? Di essere attenti, rigorosi, di fare attenzione, dice di essere rispettoso nei confronti degli altri. Nelle vostre comunità i claim sono abbastanza rari, ci si scappa, ci si accende, ci si sostengono le discussioni, raramente ci si dice che vogliamo essere rispettosi, vogliamo essere collaborativi, vogliamo che ci sia instillata l'idea di consultare gli altri. Questo codice di condotta è talmente importante ed è talmente alla base della nostra comunità che c'è stato scritto chiaro e tondo che bisogna chiedere aiuto. Un punto di vista che pensa di sapere tutto è un punto di vista che è fatto male, che non diventerà se non è ancora un punto. Lo dice il codice di condotta, vedete che quando non sapete ci sono wiki, forum, mailing list, IRC, segnali di fumo, telefono, Twitter, quello che volete, chiedete aiuto ai vostri frati. Non so fare questa cosa, come si fa? Lo faccio anch'io dopo 4 anni ed è giusto che sia così. E soprattutto ritiratevi dal progetto con attenzione, con considerazione nel senso di con poca pensatezza. Se diventate degli utenti developer, bene o male acquisite delle posizioni di responsabilità, si fa affidamento su di voi affinché voi facciate delle cose. È un progetto volontario, nessuno vi dice che dovete rimanere lì a vita. Se volete andare, ci dispiace molto, ma va bene così, c'è una vita reale da portare avanti, l'università, gli amori, le ragazze, gli amici, tutto quello che volete. Però se devi andare, mi fate bene. E dite, oh, io tra un mese ce la faccio più, devo andare via. Facevo parte di questo team, di quest'altro team, facevo questo, questo, questo. Chi è che vuole entrare? E c'è un po' di tempo in mezzo per sostituire. Quindi, visto che vogliamo aiuto, perché c'è tanta roba da fare, un po' di carne fresca, sempre fresca, e inizia a trovare. Questo canale qui è il canale italiano degli sviluppatori. Ci sono io, grazie al Bouncer ci sono del Divatore del 24, ma se non mi rispondo non lo prego dopo. Ci sono altre persone, è un canale molto accogliente, soprattutto perché sviluppare per il mondo significa avere relazioni con persone di lingua inglese. L'inglese è una lingua, non pensate di fare questo mondo vero per se sapete l'inglese ma non proprio benissimo, un canale in italiano che abbatte la barriera linguistica aiuta per cominciare. Non ci diventate un punto di qui, però diamo le indicazioni, diamo una mano, diamo. Solita regola che si utilizza quando si va, che si inserisce quando si va sugli esercizi. Entrate, chiedete se c'è qualcuno e dopo anche qualche minuto nessuno risponde, non è che non vi capiamo, è semplicemente che le persone non stanno davanti al monitor a guardare la chat e aspettare che qualcuno ti legge. Quindi magari rispondiamo di un'ora, due ore, tre ore, quindi prima o poi rispondiamo a tutti.
parli di tutta quanta questa pagina e tutte le sue sottopagine, saranno centinaia di questo, cioè tutto quello che volete sapere sullo sviluppo di tutto. Che cosa facciamo, che cosa non facciamo, quali sono i livelli di partecipazione, come si diventa, che cosa si fa, la procedura, la burocrazia, eccetera. Certamente non è soltanto primo che sta qui, questa è la parte più grande. Era un manualettino, un tutorial molto, molto veloce, molto semplice, anche abbastanza snello tutto sommato, che vi spiega tutto quello che avete sempre voluto sapere sul packaging e non avete mai saputo. C'è un'applicazione di esempio che si chiama il Word, fatta dal progetto di scrivere proprio il Word. Ci sono le istruzioni su come impacchettare questo Word, è un punto di partenza per imparare qualche cosa sul packaging. Come avete visto nella prima parte della mia presentazione, argomenti strettamente tecnici non li abbiamo affrontati, un po' perché non sarebbe già affrontato, un po' perché ci sarebbe voluto. Avere delle conoscenze tecniche molto spinte non è così indispensabile per cominciare. Ci sono tante nozioni da sapere per essere di buon manager e di buon developer, ma all'inizio si può andare per creare, si può cominciare per essere un buon punto per cominciare. Se poi volete fare sul serio, vi fate prendere da demo nel progetto di punto, è probabile che vi facciate prendere, perché sviluppare quel punto è una cosa veramente bella, si impara un sacco di cose, si impara una cosa utile anche per l'università. Io sono diventato un programmatore migliore dopo essere entrato a parte di punto, quindi l'invito è quello di partecipare anche voi. Se volete fare sul serio e volete prendere la chiave di qui sopra, questa qui, la Debian Codici, la prendete, la stampate, la mettete sul comodino, la sera prima di andare a dormire la guardate, studiate un paio di pagine, la imparate a memoria, anche dall'ultima pagina alla prima con tutte le sillabe al contrario, perché la Debian Codici dice tutto. Qualsiasi cosa che vogliate sapere dal punto di vista tecnico sulla creazione di nuovi pacchetti, sulla manutenzione di pacchetti vecchi, prima ancora di andarla a chiedere a qualcun altro, sappiate che la Debian Codici sicuramente ci ha scritto qualcosa. Ci sono le regole su cosa fare, su come comportarsi, su come scegliere, tanto che se andate nel banco perché c'è un pacchetto che non combina, non sapete che dipendenza mettere se la lezione è quella giusta, se la categoria del pacchetto è quella giusta, stampate di questo manifesto e mettetelo dietro al computer. Perché spesso l'unica cosa che c'è da fare è fare i calcoli, leggere da Codici. E se proprio la voce non dice nulla, ma è un'attualità piuttosto remota, venite sui canali e scriveteci. E con questo direi che abbiamo finito, e quindi gli altri? Sì, io? Volete questo? No. Un po' stanco, insomma, che lo ci puoi prima, non so niente qua.
noi stavamo qua.